Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato con nostra Madre Maria Santissima. Caro fratello, sorella, questo video è per te che sei oppresso, che sei oppressa dalle forze del male. Hai bussato a qualche porta, ma non hai trovato risposte, non hai trovato conforto, non hai trovato l'aiuto che desideravi. Ebbene, il Signore ti dice non abbatterti, non perdere la speranza. Caro fratello, sorella, Gesù è con noi, Gesù è con te. Non è su un pianeta lontano, come dice qualcuno, ma il Signore ci ha avvertiti. Occorre la fede. Per quanto piccola possa essere, deve essere vera, deve essere autentica. Conosco persone che dicono di avere fede, ma poi cercano aiuto anche nel New Age, come il Reiki, come altre filosofie che non sono affatto compatibili con il nome di Gesù. Caro fratello, sorella, certe filosofie, certe altre filosofie New Age sono idolatria e quindi ti prego, stanne alla larga. E poi, caro fratello, sorella, se non si chiude la porta allo spirito impuro, allo spirito dell'impurità, è davvero tutto inutile, tutto completamente inutile. E quindi voglio fare questo breve percorso insieme con te, questa preghiera insieme. Voglio darti qualche piccolo strumento che ti potrà essere molto molto utile. Iniziamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno. Amen. Caro fratello, sorella, se hai avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio, fai una rinuncia esplicita a ogni legame fisico e spirituale formato attraverso quei rapporti avuti con quella o quelle persone. Dichiara nel nome di Gesù che vuoi infrangere quei legami e che intendi riprendere ciò che hai ceduto di te stesso, di te stessa, con il tuo consenso. Fai questa preghiera per ogni partner che tu hai avuto nella tua vita. Fai questa preghiera e ripetila quando sarai davanti al Santissimo Sacramento. Se ritieni di essere stato dipendente nei confronti di un genitore o di chiunque, rinuncia nel nome di Gesù a questa dipendenza affettiva, rompila nel nome di Gesù e dichiara la tua libertà di figlio di Dio, di figlia di Dio. Fin da ora io e te insieme rompiamo la presa di tutti gli spiriti malvagi ai quali rinunci e ai quali rinuncerai, e comandiamo loro di lasciarti definitivamente. Caro fratello, sorella, se delle parole di tuo padre, di tua madre, o di un insegnante, o di un amico, o del fidanzato, della fidanzata, o del marito, o della moglie, ti hanno ferito o fatto un torto, se ti hanno maledetto e se a queste parole hai aggiunto i tuoi stessi pensieri contro di te, diciamo ora, diciamolo insieme: Signore Gesù, io perdono mio padre, mia madre, l'insegnante, l'amico, il fidanzato. Tu perdona la persona che hai in mente. Perdona per queste parole negative contro di me e ti chiedo perdono per averle credute.
per aver pensato che esse sono vere e per averle ripetute. Perdono anche me stesso. Io rinuncio alla paura, rinuncio all'incredulità, rinuncio alle menzogne su me stesso, che sono difettoso, difettosa, un buono a nulla, uno che non riuscirà mai nella vita a fare niente di buono. Rinuncio a tutti questi pensieri. Caro fratello, sorella, come fratello in Cristo ti benedico con tutto il cuore. Domando allo Spirito Santo di benedire la tua vita e di liberarti da ogni peso. Forse dovrai ascoltare questo video più volte e trascrivere le preghiere per le rinunce da fare. Molto bene, fallo. Dedica del tempo a questo importante passaggio. Fai queste rinunce che ti ho suggerito. Concludo questo video ricordandoti l'importanza della confessione sacramentale, della definitiva rinuncia al peccato grave. E vorrei suggerirti di pregare sempre, prima di dormire, di benedire la tua casa, di fare benedire la tua casa, il letto dove dormi. Utilizza l'acqua benedetta, esorcizzata dal sacerdote, spruzzandola nella tua casa, nella tua auto, ma soprattutto, permettimi di consigliarti, spruzzala sul letto dove dormi e sul tuo cuscino. Anzi, a volte può essere molto utile mettere una bustina di sale esorcizzato all'interno del cuscino. Caro fratello, tante persone soffrono durante il sonno, alcuni non ne sono neanche consapevoli. Durante la notte siamo più vulnerabili. E allora, se per caso ti capita di non svegliarti mai sereno, di non svegliarti mai serena, di svegliarti sempre appesantito, sempre appesantita, come se non avessi riposato, benedici, fai benedire il tuo letto, benedici il tuo cuscino, prega chiaramente prima di addormentarti. E come dicevo prima, a volte può essere utile una bustina di sale esorcizzato dentro al cuscino. Ma innanzitutto ricordati questo: se ti piove in casa, devi riparare il tetto prima di tutto. E questo significa non fare peccati, non odiare, non dubitare. Caro fratello, sorella, coraggio, Dio ti ama e ha fiducia in te. Non dire è difficile, non dire non ce la faccio, questo è parlare male. Vedi, è difficile solo senza l'aiuto di Dio, ma con il suo aiuto che viene dai sacramenti, che viene da Gesù Eucaristia, che viene dal perdono dei peccati, che viene anche dal Santo Rosario, perché la Madonna ci aiuta tanto, tutto diventa facile. Tutto diventa facilissimo per te. Bene, Padre Santo, nel nome di Gesù, ti chiedo di benedire questo fratello, questa sorella, di difenderlo ora e sempre da ogni male, di allontanarlo da ogni tentazione, da ogni New Age, da ogni pratica filosofia orientale che è basata su spiriti maligni, e di condurlo alla tua gioia e alla vita in abbondanza del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato con nostra Madre Maria Santissima. La mia preghiera elevo a te, che sei l'immenso amore, sei il Dio dell'impossibile. Se
questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterai. Dio, la mia voce sale al cielo. Dio, ti prego, agisci tu, mio Dio. L'uomo che confida in te non è deluso. Se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo. Dio, so che nulla posso io. Dio, ogni cosa affido a te. Agisci tu. Agisci tu.